Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Primo video dell'anno nella mia location solita, perché in realtà il video che ho caricato l'1 era da caricare il 31 dicembre, ma questo è un altro discorso. Poi ieri ho registrato e caricato il video con Roby fuori da ZTV, che ringrazio per l'ospitalità, visto che sono stato con lui 2 o 3 giorni a Capodanno, e torniamo, ricominciamo. Oggi 3 gennaio, in teoria, se mi ricordo di caricare il video giusto, e c'è in questi giorni questo grande parlare di Icardi Morata, uscita e entrata. La novità vera e propria rispetto a quella che Icardi, di cui si è già parlato abbastanza nelle scorse settimane, è Morata. Perché se prima si pensava un Icardi che avrebbe accostato questi 6 mesi Morata, trovando chiaramente un posizionamento da parte di altri giocatori della rosa, adesso si parla di un Icardi che prenderebbe il posto numericamente di Morata. In questo modo non andresti a risolvere il problema numerico degli attaccanti, cioè il fatto di avere una sola punta, ma avresti una punta. Ma adesso ne parliamo con calma, perché al di là di quello che poi è la notizia, cioè può essere presa con le pinze, io come sempre la prendo con le pinze, però questa ipotesi di cui sta parlando e sta avanzando è un'ipotesi interessante, specie per quanto riguarda l'uscita di Morata. E vorrei capire quanto ci sia potenzialmente di vero, non tanto rispetto a quello che ci viene detto, quello che, le cifre, no? Le casistiche, il perché, quando il senso stesso di ciò che avverrebbe. A me non sembra che la Juventus abbia necessità di dar via attaccanti quando ne cerca, prima cosa. Quindi sembrerebbe a questo punto una richiesta del giocatore, così come si dice. La richiesta stessa del giocatore, che poi la destinazione sarebbe Barcellona, e parliamoci chiaro, andare in questo momento al Barcellona, andare forse in una squadra che rispetto alla Juventus forse sta pure peggio, se proporzioniamo il tutto al fatto che è il Barcellona. Come sappiamo, il Barcellona ha avuto il problema di Agüero, ha perso un giocatore offensivo, appunto dopo il ritiro di Agüero precoce, insomma per il problema al cuore, è rimasto senza un giocatore da sistemare, quindi Morata potrebbe fare a casa loro. Questo è un discorso che ci può anche stare. Quello che mi fa un po' storcere il naso è che Morata ha sempre in qualche modo dato a vedere una sorta di appartenenza alla maglia Juve, e non mi pare un po' strano che alla prima, no, difficoltà, al primo magari lamentarsi da parte dei tifosi, anche ingiustamente o anche ingiustamente, questo è un altro discorso, voglia già andare via. Questo suo andare via è molto isterico, perché parliamoci chiaro, lui è tifoso dell'Atletico e sappiamo benissimo che quando andò all'Atletico, dopo la parentesi al Chelsea, disse che era contentissimo perché aveva tornato a casa, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che è un giocatore che nonostante, e nonostante ciò, è comunque riuscito ad andare via dall'Atletico per tornare alla squadra dalla quale è andato via, per poi tornare al Madrid, che l'aveva cresciuto calcisticamente. Quindi è sempre stato un po' nervosino da questo punto di vista. Cioè, al di là di quelle che poi possono essere i perché e le motivazioni di club, che a un certo punto capiscono che Morata non fa più il caso loro, pur avendo investito molto, perché parliamoci chiaro, la Juventus ha investito il giusto al tempo, il Real Madrid comunque al giusto. Ma poi ricordiamoci quanto hanno speso Chelsea prima e Atletico Madrid dopo, e quanto dovremmo spendere se volessimo riscattarlo. Quindi comunque un giocatore che, per quanto non sia stato magari poi ben voluto, ha sempre convinto all'inizio di essere acquistato. Però lui ha voluto andare via sempre, a prescindere da quale fosse la motivazione. Quindi anche questa volta mi fa un po' storcere il naso, perché è vero che vi parla spesso di appartenenza, fa capire che l'appartenenza arriva importante, anche il fatto che la famiglia sta a Torino, eccetera, eccetera, però alla fine, alla prima difficoltà, stanno via, e non va via, onestamente parlando, nei confronti di una posizione migliorativa. Il Barcellona in questo momento non è migliorativo di nulla. Tra l'altro, la Juventus non è che si può dire che non abbia il posto titolare che al Barcellona gli garantirebbero. La Juventus ha il posto titolare, anzi, a noi serviva una punta. Poi è chiaro che se arriva Icardi, Morata può giocare a meno, ma può essere anche utilizzato diversamente, perché quello che per noi rappresenterebbe un Icardi sarebbe la prima punta, quello che ti fa gol. E Morata potrebbe accostarsi un po' a sinistra, giocare un po' a servizio lì. È un giocatore molto diverso, forse più completo di Icardi, ma meno capace dal punto di vista realizzativo, per quanto abbia fatto comunque dei buoni numeri con la Juve, ma rispetto al fatto che recentemente non ce ne sono stati altri se non lui, e comunque non in grande misura. Quindi questo mi farebbe un po', non so, no tristezza, ma un po' di dispiacere andasse via così per queste motivazioni rispetto a come ci vengono rappresentate e interpretate dei vari post, articoli, eccetera, eccetera. E poi c'è il discorso Icardi che torna preponderante, perché è chiaro che nel momento in cui si parla di Morata che va via, la Juventus dovrebbe, non dico subito avere il sostituto, perché magari la richiesta è arrivata recentemente, ma comunque avere l'idea di cosa fare. Si parlava inizialmente di uno scambio tra
Morata e Depay. Depay è un giocatore interessante, più giovane di 2 anni, quello che volete, forse anche più internazionale a un certo punto di vista, con più carattere, come se ne parlava anche con Robby, però un giocatore che non ti risolve il problema punta, non è una punta, è un giocatore che ti può far comodo, potrebbe diventare però un problema come Dybala, cioè quel giocatore che poi alla fine posizioni un po' dappertutto ma non capisci bene che ruolo fa. Al di là di questo, che non è un problema, perché quando un giocatore è di qualità non è mai un problema di per sé, anche se poi si possono trovare, insomma, quello che mi preme è capire se effettivamente arriverà un Icardi. Parliamoci chiaro, se va fuori Morata, entra un Icardi. Se va fuori Morata e rientra un Depay, non entra un Icardi, almeno che tu non venda qualcun altro, perché poi i ruoli e le posizioni, i numeri sono quelli. Quindi vedrei molto più comprensibile Morata che va dall'altra parte, tanto noi è in prestito, quindi poi l'accordo verrebbe fatto tra Barcellona e Atletico Madrid. E Icardi, così come se ne parlava fino a 2 settimane fa, no? Un Icardi in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe essere soluzione, secondo me, più congeniale per la Juve, per capire se il giocatore vale la pena investirci, e per una cifra molto simile a quella di Morata, 35-40 milioni di cui si parlava. Ecco, rispetto ai due giocatori, Morata ha un anno in più, è relativamente di poco la differenza, però la differenza è che Icardi è un giocatore, secondo me, che è più funzionale, cioè ha una sua funzione e la sa far bene, quello di fare gol. Ogni gol che ogni tiro è gol. Icardi, qualcuno diceva, Morata faceva un altro tipo di lavoro, cioè faceva un lavoro molto più di attaccare i pezzi, no? È vero, ma a De Cardi non gli si chiede quello. Non prendiamo Icardi perché gli serve anche quello. Quello probabilmente non ci serve più, o comunque può essere fatto da altri. Cioè, parliamoci chiaro, la Juventus non ha un problema di creare occasioni, ma di finalizzarle. Perché se guardiamo quante occasioni sprecate in un modo o nell'altro, Juventus sono tantissime, perché spesso davanti avevano giocatori che non sapevano fare gol, che non finivano bene i movimenti, che non facevano le ultime scelte dei passaggi, eccetera, eccetera. Icardi è un giocatore che quando ha la palla tra i piedi sa cosa fare quando è in area di rigore. È un giocatore d'area, comunque è un giocatore molto bravo a offendere, quindi a attaccare la profondità. In questo caso, spesso si parte col pregiudizio che non abbia certe caratteristiche, ma che sia solo un Pippo Inzaghi che, come la paglia arriva, la butta dentro. Non è solo quello, però ci dà qualcosina. Non credo che compensi in qualche modo i 30 gol di Ronaldo, non si riporta presso, specie in mezza stagione, però io penso che se riusciamo ad avere un giocatore come lui, e poi magari capire a centrocampo cosa potrebbe in qualche modo succedere, penso che qualche occasione in più di quelle create possa essere buttata in rete, che è quello che ci è mancato nell'ultimo anno e mezzo, ma fin dallo scorso anno, non solo quest'anno. Quindi una partita come quella contro il Genoa, ad esempio, abbiamo fatto 30 tiri, di cui 2 gol. Ecco, quella partita sono 30 tiri, di cui 3-4 gol. Uno o due in più ce li vedo tutti, grazie a un Icardi. Questo è un esempio. Poi le partite più difficili, qua un discorso a parte, che va visto anche poi un discorso di mentalità, di concentrazione, atteggiamento, che non ha senso neanche parlarne qui ora. Moratti-Icardi, destini incrociati, sembrerebbe da quello che si dice. Io onestamente la vedo una cosa fattibile, perché al di là delle volontà dei giocatori, fattibile perché rientrerebbe in un range di affari, insomma, molto limitato. Prestiti, cioè portare tutto il peso all'estate. È vero che c'è stato un aumento di capitale, ma secondo me l'obiettivo sembrerebbe quello di arrivare, di utilizzare i fondi dopo in estate, di arrivare puliti, di iniziare a capire come sistemare certi giocatori, come rimpiazzarli subito con occasioni che siano a livello finanziario, economico, favorevoli, quindi anche Morata, Icardi in un certo senso potrebbero esserlo. Dovremmo capire come sbolognare Ramsey, poi capire poi cosa succederà, eccetera, eccetera. Quindi arriviamo da qui a giugno, secondo me, con la consapevolezza di cosa non ci sarà il prossimo anno. Detto questo, avendo questa consapevolezza, arriveremo a luglio, quando inizierà il calciomercato, con la ricerca di una consapevolezza di ciò che ci serve in quel momento, però tutto passa dalle uscite. E quindi Morata Icardi può essere fatto per questo motivo, ad esempio, secondo me può essere fatto. Usiamo il condizionale, giusto per dare una cifra di forse, però deve esserci quest'ordine di idee tra ciò che esce e quindi poi ciò che entra. Partiamo da questo, da questa trattativa che mi sembra una trattativa soddisfacente, e poi capiamo cosa potrebbe succedere. Vi invito comunque a guardare, in modo più riepilogativo, il video che ho fatto di ieri sul mio canale, appunto con il buon Foriose TV, in cui si parla di calciomercato a tutto tondo, facendo un po' di disamine qua e là. E niente, forza io come sempre, al prossimo video, buona serata, buonanotte e alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua.